Tutti, carissimi fratelli e sorelle, possiamo sentire quella voce di Gesù e fare l'esperienza vivificante del lebbroso. Per noi oggi il lebbroso può essere l'icona dell'uomo evangelico che ha fede, che ha il coraggio di riconoscere i propri limiti, le proprie fragilità, le pustole della propria lebbra, che invoca ed invoca il Signore: se vuoi, puoi purificarmi, puoi guarirmi, puoi liberarmi. La nostra fede allora deve nutrirsi proprio di questa speranza, credere che il Signore può guarirci, può purificarci, credere che il Signore non deluderà mai le nostre aspettative, la nostra speranza. Lasciamoci allora anche noi toccare dalla compassione di Gesù e camminiamo sempre nella consapevolezza di chi, pur essendo impuro, sa che basta una parola del Signore per sperimentare la gioia della purificazione e della salvezza. Che questa sia un'esperienza concreta anche nella vita di ciascuno di noi. Così speriamo e così sia.